coniugi uccisi in via Fanella a Fano. Oggi l'udienza di convalida al tribunale di Pesaro per Luca Ricci. L'uomo piange e non risponde alle domande del giudice. Domani i funerali di Giuseppe e Luisa nella chiesa Santa Famiglia di Fano 2. Furti su autovetture, il commissariato di Fano prosegue con le indagini. Emessa una misura cautelare per un soggetto pregiudicato residente in Puglia. Primo incontro con la stampa per la giunta Ser Filippi al centro il lungomare Sassonia e la biblioteca Federiciana. A Pesaro il centrodestra attacca il neo sindaco Biancani, giunta fotocopia e potere sempre nelle mani degli stessi. Passaggi Festival, stasera la consegna del premio giornalistico Andrea Barbato a Barbara Stefanelli. Domani tra gli ospiti Robby Facchinetti, Piero Formica, Gianluca Grignani, Marcello Veneziani e Davide Casaleggio. Fano, capitale internazionale del paracadutismo, attese oltre 400 persone da tutto il mondo per lo Sky Van Boogie e il Vertog Festival. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. In primo piano il duplice omicidio di via Fanella a Fano. Questa mattina al Tribunale di Pesaro si è svolta l'udienza di convalida del fermo a carico di Luca Ricci. È durata meno di un'ora l'udienza di convalida del fermo per il duplice omicidio aggravato a carico di Luca Ricci. L'uomo cinquantenne fanese reo confesso di aver strangolato la madre Luisa e ucciso con diversi colpi di martello il padre Giuseppe. Secondo quanto raccontato dall'avvocato Roberto Longhini, Ricci ha provato a parlare ma è scoppiato in un pianto a dirotto e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dietro le indicazioni del dottor Gasperini ha iniziato a raccontare un pochino quello che è successo quella sera, ma si è praticamente immediatamente interrotto perché aveva ripetute crisi di pianto e disperazione, per cui il giudice ha ritenuto opportuno sospendere l'udienza e a quel punto il signor Ricci non se l'è più sentita di riprendere l'interrogatorio. Conto poco preciso con diverse zone d'ombra e quanto emerge al termine dell'udienza. Luca Ricci ha ricordato la serata passata in tranquillità, la misurazione della pressione in piena notte e le prime ore del mattino trascorse accompagnando il figlio minorenne a scuola. Quando gli è stato chiesto di spiegare come avesse ucciso i genitori, si è abbandonato al pianto e ha preferito non parlare. Ha semplicemente ricostruito quello che aveva già sostenuto agli atti su quello che era successo quella sera. In maniera abbastanza chiara, per quanto sempre interrotto da quella difficoltà legata alle crisi di pianto, però non è andata la descrizione poi degli eventi. Proprio nel momento in cui si sarebbe dovuta addentrare nel ricordo della visione dei genitori la mattina quando è entrato nella casa, è scoppiato in un pianto dirotto a singhiozzi per cui non riusciva proprio più a parlare e il giudice ha avuto la delicatezza di interrompere l'interrogatorio. L'avvocato Roberto Longhini parla dell'ipotesi di voler sottoporre il suo assistito a perizia psichiatrica nel corso delle indagini. Ci vorrà tempo per fargli ricordare tutto, ha dichiarato il legale di Luca Ricci. Adesso veramente anche da un punto di vista difensivo bisognerà valutare, perché a me sembrano evidenti delle grosse lacune da un punto di vista proprio psicologico di questa persona, se non ovviamente psichiatrico, perché ci sono troppi vuoti, troppi buchi di memoria, troppi punti neri rispetto alla chiarezza di tutto quello che è al di là dell'episodio centrale di questa vicenda. Al termine dell'udienza il PM Maria Letizia Fucci ha chiesto l'ordinanza di custodia in carcere per duplice omicidio volontario aggravato. Il GIP Giacomo Gasparini si è riservato la decisione. Per ora siamo in fase di indagini preliminari, quindi anche in questa fase, che siamo nei termini di una convalida dell'arresto, è presumibile che ovviamente l'arresto sarà convalidato. Proseguono le indagini avviate dal personale della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Fano inerenti al furto avvenuto lo scorso 26 maggio in danno ad una autovettura di grossa cilindrata parcheggiata nel quartiere Sant'Orso. In quell'occasione erano state rubate alcune parti del veicolo. Alla luce dei gravi indizi di colpevolezza raccolti a seguito di ulteriori e approfondite indagini, il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica
Repubblica di Pesaro, ha richiesto alla GIP l'adozione di una misura cautelare nei confronti di un soggetto pregiudicato residente in Puglia, indagato per furto aggravato, recidivo e avente a suo carico gravi indizi di colpevolezza, oltre al pericolo di reiterazione del reato e di pericolosità sociale. A riscontro delle gravi responsabilità del soggetto, il GIP ha eseguito l'ordinanza emessa dalla giudice a carico dell'indagato, con cui è disposta la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Cerignola e il divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 20 alle 6 di tutti i giorni. Si è svolto questa mattina il primo incontro con la stampa per la giunta Ser Filippi. Si è parlato del lungomare Sassonia e della biblioteca federiciana. Sentiamo le interviste curate da Massimo Foghetti. È uno dei progetti più prestigiosi lasciati in eredità dalla vecchia giunta alla nuova giunta, presieduta dal sindaco Luca Ser Filippi. Il progetto di ristrutturazione, di innovazione e di aggiunta della Biblioteca Federiciana firmato l'archistar Cuccinella. Cuccinella che tra l'altro tra poco sarà in video a Fano per un importante appuntamento con il Centro Studi Vitruviani. Sindaco, un'eredità pesante che al momento però è incerta. Che cosa sta per decidere? Sì, in maniera molto trasparente ci tengo a dire che è una grande opera pagata e finanziata per quanto riguarda la progettazione che è arrivata a livello esecutivo dal Corrado Montanari, che ringrazio, ma che l'amministrazione uscente, diciamo al di là dei 2 milioni e mezzo di finanziamento del PNRR, non ha trovato i restanti 8 milioni. C'era un bando che sono mesi che doveva essere pubblicato per reperire appunto questi 8 milioni da fonti private, non è stato fatto nulla, quindi al momento mancano 8 milioni di euro. Come giunta martedì abbiamo dato mandato e entro venerdì prossimo verrà pubblicato questo avviso pubblico per la quale ci auguriamo di trovare sponsor privati a livello nazionale e internazionale, perché questa è una grande opera per la nostra città, una grande opera per la nostra regione e per il nostro paese. Abbiamo un architetto di fama internazionale come Cuccinella che ha sposato il progetto di Fano e quindi da amministratore cercheremo in tutti i modi di finanziare l'opera sapendo che i tempi sono veramente stretti. Però bisogna raccontare le cose come stanno, perché al di là del progetto esecutivo che è pronto mancano 8 milioni di euro. Quindi noi come giunta il primo atto, uno dei primi atti che abbiamo voluto fare è quello di dare mandato per trovare questi 8 milioni, altrimenti a fine mese, perché starà fuori 3 settimane, dovremo valutare eventuali altre azioni. Purtroppo c'è anche il rischio che perdiamo il finanziamento perché i tempi sono stretti e non ci sono le risorse economiche all'interno del comune per realizzare quest'opera. E il lungomare di Sassonia è ancora in preda ad un cantiere aperto che ancora non si vede appunto una soluzione. Com'è la situazione? Che cosa intende fare l'amministrazione comunale? Ma abbiamo preso di petto il problema perché la situazione non era così rosea come ci avevano prospettato in campagna elettorale. Siamo intervenuti immediatamente per evitare che le persone continuino a transitare lungo Viale Adriatico. A fine della prossima settimana la passeggiata sarà riaperta, usufruibile anche dai portatori di handicap, per fare in modo che non ci sia più questa situazione di poca sicurezza per chi transita nell'area. È vero che purtroppo il cantiere non potrà essere ultimato definitivamente prima della stagione balneare. Mancano dei materiali, manca la pavimentazione della gradonata, quindi dovremo aspettare purtroppo la fine della stagione balneare per poter completare l'opera. Quindi dalla prossima settimana sarà, dicevamo, usufruibile la passeggiata, la piazza sarà ultimata senza l'illuminazione e la parte coreografica legata ai giochi d'acqua e allo stesso modo sarà interdetto il passaggio nella zona che era definita, chiamiamola parchetto, quella diciamo lato sud della piazza. Però sarà usufruibile la parte prospiciente il mare, che si accede dalla gradonata appunto verso il mare, per fare in modo che si arrechi meno danno possibile sia agli esercenti della zona che agli usufruitori dei bagni lì vicino. E ora passiamo alla segnalazione di un nostro reporter di strada che da Lucrezia ci ha inviato queste fotografie del rio secco pieno di erbacce e rami secchi. È ora di pulirlo, ha commentato il telespettatore, prima che arrivino disastri. Da Andrea Biancani, giunta fotocopia e potere sempre nelle mani degli stessi. E questo l'attacco lanciato dal centrodestra è rivolto al neo sindaco di Pesaro. Tutto questo all'indomani del primo consiglio comunale.
Ieri le persone che sono state nominate da Bianchiani nella giunta sono sempre gli stessi volti, sempre le stesse persone, non da 5 anni ma ormai da 10 anni, addirittura per alcuni assessori è il terzo mandato. Quindi quello che noi contestiamo su questa scelta, che manca veramente, mancano energie nuove, manca innovazione, sono sempre le stesse persone. Questo perché abbiamo visto che anche durante la campagna elettorale, addirittura prima della campagna elettorale, quando ancora non era stato scelto se candidare Biancani, Vimine o chiunque altro, chiaro che queste scelte sono state fatte non tanto su dei contenuti, su un programma, su una visione della città, ma proprio su una spartizione di poltrone a livello di correnti interne del Partito Democratico e inoltre anche per dare visibilità, per premiare certi personalismi, certe persone. E questo lo dimostrano i fatti sotto gli occhi di tutti. Come un lavoro a tempo indeterminato per persone ormai che fanno da 15 anni l'assessore, abbiamo visto che poi adesso con anche le recenti modifiche legislative, addirittura un sindaco prende 9.666 euro lorde e un assessore più di 5.796 euro lorde. Faremo una mozione proprio precisa su questo per richiedere una riduzione del 30% di questi stipendi. A fronte che anche un'altra cosa vorrei chiarire, noi veramente siamo fieri, siamo orgogliosi di far parte di questa, di essere qui in Consiglio Comunale. Faremo chiaramente una opposizione molto, molto concreta, molto incisiva, corretta. Però quello che anche qui vorrei capire, far capire un attimino ai cittadini, per proprio togliere qualsiasi equivoco, guardate che un consigliere comunale che partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Comunale, partecipa a tutte le commissioni di quale fa parte, partecipare tante volte al Consiglio Comunale dura anche 7-8 ore, quindi se partecipa a tutte queste riunioni un consigliere comunale massimo riuscirà a percepire nell'anno 2.000 euro lorde. Questo non è che vale solo per i consiglieri della minoranza, ma è per tutti i consiglieri. Un altro punto dolente che abbiamo visto che purtroppo nel CDA, nelle partecipate o comunque in certi luoghi, negli organi direttivi di queste partecipate, spesso vengono tra virgolette parcheggiate delle persone che hanno chiesto di diventare assessori, non sono stati accontentati, quindi in qualche modo viene data loro un altro ruolo all'interno di queste partecipate. Sembrano quasi dei parcheggi, che parcheggi comunque pagati in maniera pagati autamente, non è che vanno lì in una partecipata, anzi non. Adesso non conosco esattamente gli stipendi, ma non si discostano molto da quelli degli assessori. Ecco. Apriamo la pagina dedicata a Passaggi Festival con la cerimonia inaugurale che si è tenuta ieri sera in piazza 20 settembre. Una delle iniziative più importanti della nostra città. Ci troviamo sotto il maestoso palco principale di Passaggi Festival, che anche quest'anno sarà il suggestivo scenario degli eventi della piazza, che ospiterà tantissimi ospiti prestigiosi. Tra qualche minuto l'apertura ufficiale della 12ª edizione, tema dell'anno l'errore e l'artificio, e a proposito una rassegna sull'intelligenza artificiale. L'apertura ufficiale di Passaggi è stata magistralmente condotta anche quest'anno dalla giornalista Anna Rita Ioni, con autorità civili e rappresentanti istituzionali che sul palco hanno affiancato il presidente Cesare Carnaroli e che a turno hanno espresso il loro parere sull'importanza di un festival culturale di questo livello. Il sindaco Serfilippi apre le danze comunicando l'impegno dell'entrante amministrazione comunale per tenersi stretto l'evento a Fano anche nei prossimi anni. Acquaroli pone l'accento sull'elevata partecipazione anche turistica, importante per la città ma anche per l'intera regione. L'accento viene posto anche sul titolo dell'anno, l'errore e l'artificio, che mette in evidenza un tema attualissimo, quello dell'intelligenza artificiale, e sull'importanza del coinvolgimento di tanti giovani. La piazza gremita di pubblico conferma anche quest'anno una risposta straordinaria dai fanesi, che continuano a dimostrare il loro affetto per il festival ormai consolidato in città. Siamo giunti alla 12ª edizione, che cosa si aspetta per il futuro di Passaggi? No, mi aspetto che si continui così e soprattutto che si confermi il ruolo nazionale che sta avendo Passaggi di Fano. Non è una manifestazione importante nelle Marche, per quello che io riesco a capire è importante per tutta Italia, per l'editoria italiana, la cultura italiana, sempre di più ne sento parlare. E la saggistica sempre al centro dell'attenzione, che i fanesi apprezzano tantissimo, e non solo i fanesi. Beh, direi di sì. Fano lo dimostra, però l'Italia sta pullulando di festival e quello che posso dire con orgoglio è che Fano è forse il migliore dei festival della saggistica.
Prefetto, Passaggi, un festival ormai consolidato nel territorio. Che cosa pensa riguardo di questo evento e come vede il futuro di Passaggi Festival? Penso che sia un evento culturale molto importante. Quest'anno poi si parla di saggistica sotto tutti gli aspetti. E quindi vedo un futuro roseo, perché la cultura è tutto. La cultura sono le nostre tradizioni, le nostre radici, è la conoscenza dei nostri diritti, è la nostra vita. Quindi ben vengano queste edizioni. Siamo alla 12ª, mi pare, e auguri a questo festival. Sindaco, l'emozione di inaugurare il suo mandato con Passaggi Festival? Una grandissima emozione. Passaggi Festival ogni anno si rinnova e cresce. Ho più di 150 appuntamenti, è giunto alla 12ª edizione. Sono veramente orgoglioso da sindaco di Fano e sono convinto che questo sia uno dei festival più importanti della nostra città da continuare a sostenere. Da parte nostra come amministrazione faremo la nostra parte, quindi grazie a tutti coloro che sono venuti a Fano, grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Bellissimo lo staff pieno di giovani e giovanissimi, perché la cultura non ha età. Poco dopo, a salire sul palco della piazza è stato il conduttore televisivo e radiofonico Alessandro Cattelan, al quale è stato consegnato il premio Fuori Passaggi. Lo ha intervistato Stefania Schiaroli. Qui eravamo tutti chiusi in casa e la scelta era una casa editrice o imparare a fare la pizza. Piazza gremita di pubblico, circa 3.000 persone, tra loro tantissimi giovani in piazza 20 settembre a Fano per l'evento più atteso di Passaggi Festival, l'appuntamento con Alessandro Cattelan, conduttore televisivo e radiofonico e non solo, che sul palco ha presentato la casa editrice che ha fondato e che si chiama Accento. Grazie a Bibi che mi si è attaccato appena gli ho proposto questa cosa, come una cozza allo scoglio ha reso reale poi. Scusa, io dico questa cosa perché il mio sogno nella vita era aprire una casa editrice. Io realizzo i tuoi sogni, Bibi. Esatto. E quindi siamo trovati a dover pensare poi okay, la facciamo veramente, va bene, va trovato un nome. I nomi sono tutti stupidi, i nomi di qualunque cosa sono stupidi finché non diventano poi comuni, finché non diventano popolari, finché non diventano celebri. Quindi abbiamo iniziato a stilare, eravamo in un bar, su Accento ci siamo soffermati perché mentre stavamo facendo questa lista di nomi abbiamo detto pubblicheremo delle persone sconosciute, quindi sarà importante che la gente riconosca il brand, riconosca il marchio, no? Accento deve sopperire alla mancanza di nomi celebri degli autori. Insieme al direttore Matteo Bianchi e al consulente editoriale Gianmario Pilo ha raccontato lo sviluppo del progetto, dall'idea nata durante la pandemia alla creazione del logo fino alla realizzazione della casa editrice nel 2022 dedicata ai giovani esordienti. Al termine dell'incontro Cattelan ha ricevuto il premio Fuori Passaggi 2024. Per aver valorizzato contaminazioni e sconfinamenti tra narrativa e saggistica, per aver liberato la letteratura dall'obbligo di limitarsi e di delimitare, per aver utilizzato la popolarità a sostegno dell'urgenza di un riscatto della letteratura, della necessità di restituirle credito, per aver creduto sempre nel potere della parola orale e scritta di elaborare e insieme alleggerire le nostre umane inquietudini. Per tutte queste ragioni, la direzione di Passaggi Festival e il comitato scientifico conferiscono ad Alessandro Cattelan il premio Fuori Passaggi della 12ª edizione. Complimenti ad Alessandro Cattelan e grazie per essere stato con noi e benvenuto nella città di Fano. Sono onorato di ricevere questo premio, grazie. Grazie a te di cuore. Siamo con Alessandro Cattelan, che tra le tantissime opere artistiche nella sua carriera artistica ha fatto il doppiatore nel cartone animato Pets e Pets 2, Vita d'Animali. Certo. Allora, io ti chiedo cortesemente, sì, di mandare un messaggio ai bambini con la voce di Maxi, cagnolino newyorkese che hai doppiato in Pets e Pets 2. Ciao, sono Max e sono il cagnolino più fortunato di tutta Fano. E ragazzi, Fano è la città della fortuna. Ragazzi di Fano, trattate sempre bene i vostri animaletti.
sono molto emozionato e anche molto orgoglioso di vedere questa piazza così gremita, di avere Catalan nella nostra città, perché è un interprete veramente del nostro tempo, soprattutto per tanti giovani. Ha saputo non solo dialogare tramite la televisione, ma anche tramite gli altri mezzi di comunicazione, quindi credo che sia anche per alcuni versi un punto di riferimento, come lo sono i tanti interpreti di questo festival, che è veramente importante, alla sua 12ª edizione, sostenuto da tante amministrazioni. Credo che troverà un grandissimo sostegno anche dalla nostra amministrazione, perché vogliamo che cresca sempre di più e diventi un punto di riferimento per la città, ma anche per i turisti. Invece al Bastione San Gallo è stata un'accoglienza energica tra cristalli e affetto per la presentazione del libro di Daniele Bossari. C'era per noi Esther Musco. Daniele, con questo libro facciamo un viaggio nel mondo cristallino, perché noi viviamo in un mondo cristallino, giusto? È giusto, Esther, il fatto di aver scoperto tante cose in un viaggio di un anno e mezzo alla ricerca poi dell'essenza di questi cristalli mi ha portato a capire che tutto quello che ci circonda di base, o quasi tutto, è cristallino, ma cominciando proprio dal nostro DNA, che effettivamente è un cristallo liquido, il fatto che ci sia al centro della Terra, secondo le nuove ricerche, la presenza anche di biossido di silicio, quindi di quarzo effettivamente, il fatto che la sabbia, qui abbiamo la spiaggia a pochi metri, la sabbia sia composta da microcristalli, fino ad arrivare alla struttura dell'universo intero e quindi alla mitologia induista e alla cultura di tutti i tempi, si scopre che c'è questa perfezione intrinseca nel cristallo a cui l'umanità ambisce da millenni. Daniele, prima di essere un esploratore, sei stato un convalescente. Come inizia tutto questo viaggio? Dunque, inizia con il fatto che pratico la meditazione tutti i giorni e con i cristalli, e in particolare nel 2022 un giorno ho cominciato a sentire una tensione all'altezza del chakra della gola, ma non avevo alcun sintomo fisico, stavo benissimo, quindi non mi sono di certo preoccupato, se non che questa sensazione non svaniva, non si scioglieva, e dopo circa un mese ho visto un rigonfiamento e immediatamente è stato diagnosticato un tumore. E però la domanda principale che mi ha spinto poi a ricercare, a fare questa indagine, questo viaggio di ricerca che è durato un anno e mezzo, era: come fa un pezzo di materia inorganica, un minerale, a rilevare dei disturbi che ancora non si sono manifestati? A questa domanda ho cercato di trovare delle risposte interpellando i grandi scienziati e ricercatori e anche le persone che vanno proprio fisicamente a cercarli. Io stesso sono andato a Monte Bianco, ho viaggiato, eccetera. Perché i cristalli sono anima viva. La cosa che ci insegnano a scuola che i cristalli, proprio perché sono fatti di materia inorganica, non vivono, però in realtà su scala geologica nascono, crescono, si sviluppano, hanno tantissime similitudini con tutti gli altri esseri viventi, sono proprio alla base della vita. Ci sono forme di vita che sono per noi inconcepibili proprio perché si sviluppano in archi temporali che sono incredibili per noi che viviamo 100 anni. Quale cristallo, Daniele, si porta per i suoi momenti più eclettici della vita, della giornata? È una bellissima domanda, proprio perché il cristallo può variare, no? Di periodo in periodo, per cui puoi trovarti meglio con uno, cioè magari sei attratto da una forma, da un colore in un periodo della vita e poi passi a un altro, proprio perché cambia con te e rispecchia la fase che stai vivendo. Io in questo momento sono sul quarzo ialino, questo è il regalo che mi hanno fatto, è uno dei protagonisti del libro Cristallo, arriva dal Monte Bianco ed è quello che simboleggia tutto questo percorso di cui abbiamo parlato. Il prossimo viaggio di Daniele qual è? Io sono attratto dalle stelle, dallo spazio, e da astrofilo studio l'universo da quando avevo 14 anni, quindi ora ne ho 50, il prossimo step è andare lì con la testa o fisicamente, non lo so, però comunque andare lì. Più di 400 paracadutisti da tutto il mondo sono attesi allo skydive di Fano per due eventi che vedranno Fano capitale internazionale del paracadutismo. Direttore, cosa succede oggi? C'è un gran fermento qui allo Skydive Fano. Allora, oggi comincia lo Skyvan Boogie, che sarebbe un evento che noi organizziamo tutti gli anni con un aereo particolare che è lo Skyvan, che porta fino a 25 paracadutisti.
quindi è molto ambito, diciamo così, dai nostri appassionati. Questo non è che il preludio di quello che succederà poi la settimana prossima, che ci sarà un evento internazionale che si chiama Vector Festival, organizzato da una società che costruisce paracaduti americana, che è un evento che è la prima volta che viene svolto in Italia, quindi per noi è un motivo di orgoglio, che vedrà la partecipazione di più di 400 paracadutisti, e quindi speriamo in una buona riuscita e soprattutto speriamo di rilanciare Fano a livello mondiale come centro di paracadutismo che offre tante soluzioni positive. La principale è l'accoglienza di Fano col suo mare e tutto il resto. Per quanto riguarda lo Skyvan Boogie, abbiamo presenza da tutta Italia soprattutto. Per quanto riguarda invece l'evento del Vector Festival, c'è gente che viene da tutta Europa e anche degli Stati Uniti. La scuola di paracadutismo è aperta a tutti. Noi facciamo corsi di paracadutismo col sistema caduta libera accelerata che permettono in soli due giorni, tre giorni, vista la lunghezza delle giornate estive, di praticamente diventare un paracadutista autonomo. Per chi ancora non si sente pronto, offriamo la possibilità di fare dei voli in tandem che poi sono il preludio per fare un eventuale corso, nel senso che provi quello che vedrai in caduta libera e quindi poi verifichi se tu sei idoneo a fare questo sport che comunque non deluderà mai nessuno. La sua prima volta, quando si è lanciato, com'è stata? L'adrenalina quanto c'era? Ce n'era talmente tanta che mi ricordo pochissimo. Nei prossimi giorni c'è un evento di altissimo livello con tutta una serie anche di produttori del settore di paracadute, sia per quanto riguarda l'involucro, la sacca, lo zaino, diciamo così, è più facile capire, che le velature, la vela principale, la vela di emergenza, ma anche tutta una serie di accessori che sono fondamentali per il lancio, come il casco, gli altimetri. Saranno qui presenti da tutte le parti del mondo, dall'America, dall'Europa, e ci saranno quasi 500 paracadutisti, quindi è un evento di altissimo livello che provengono da tutte le parti, sia d'Europa che degli Stati Uniti, e si verranno organizzati lanci con più aeroplani, 4 aeroplani, e quindi sarà un evento per il paracadutismo internazionale di altissimo livello, di prima classe. Siamo molto felici di ospitarlo per la prima volta in Italia. Questo è un evento itinerante, lo fanno ogni due anni, è stato fatto in Spagna, in Svezia, in Francia, e la prima volta qui in Italia. Io sono molto contento che viene organizzato qui a Scala e Fano, che sicuramente è una delle scuole più importanti. Emanuele, ricordiamo le giornate dell'evento? Sì, dal 2 al 7 luglio. Invece l'evento che si svolgerà interno? Adesso l'evento che abbiamo è oggi e domani e dopodomani, quindi venerdì, sabato e domenica. È un evento anche un po' di preparazione, diciamo la verità. Già sono arrivati dei paracadutisti internazionali e inizieremo a organizzare dei lanci, già per divertirci e prendere anche un po' confidenza con il posto, giustamente, con la cucina italiana anche. Che non dispiace. Esatto, che qua è buonissima, poi sul mare con il pesce. Da dove vieni, Emanuele? Io vivo adesso a Como, ma sono romano, quindi mi sposto per questa passione, per il paracadutismo, e vengo molto volentieri qui, anche se devo fare qualche chilometro, però sono molto contento di venire qua. È sempre bellissimo saltare, quindi è sempre una bellissima esperienza e le emozioni sono diverse, ma tutte molto positive. Ma cosa si pensa quando si sta lassù? Dipende molto da quello che stai facendo. Si pensa in un primo momento alla parte bella che stai vivendo, però ci sono anche poi delle funzioni che svolgiamo durante il lancio, quindi spesso siamo molto concentrati in quello che facciamo. Quanti lanci in attivo abbiamo? 6.003. Complimenti. Grazie. Ciao a tutti. Iniziato il 27 maggio e terminato il 23 giugno, il 40° torneo Marche Romagna, organizzato dalla CSI Delfino di Fano, ha visto scendere in campo 16 squadre e tanti atleti under 15. A vincere è stata la San Marino Academy. Presidente, dopo il fermo di qualche anno si ritorna con il trofeo Marche Romagna, 40°. Dopo 4 anni, 2 anni per il Covid e 2 anni per il campo, per la sistemazione del nostro campo, non abbiamo potuto fare questo torneo. E ci tenevamo molto a fare il 40°, perché secondo me è un bel traguardo per la società. E quest'anno finalmente ci siamo riusciti con il nuovo campo in erba sintetico, inaugurato il mese di settembre. E abbiamo fatto, secondo me, una bella cosa, una bella soddisfazione per tutta la società e per tutti i dirigenti che circolano all'interno della nostra associazione.
iniziato il 27 maggio fino al 23 giugno, quante squadre si sono scontrate? Allora, 16 squadre, è determinato oggi con la vittoria dell'Accademia San Marino, che non è la prima volta che lo vince, ma è stata vincitore anche per altre edizioni. Una bella cornice di pubblico, e questo mi fa molto piacere. E quello che mi fa piacere è che non è successo niente, è finita la partita, tutti i ragazzi si sono abbracciati, tutti contenti, anche chi ha perso. Bisogna anche saper vincere, ma anche bisogna anche saper perdere. Quindi questo torneo si è concluso in modo perfetto, con due squadre, una della Marche e una della Romagna. Mi dispiace per l'Accademia Granata, che è arrivata fino alla fine e purtroppo non ce l'ha fatta, però quando è alla fine una vince e va bene così, va bene. Obiettivi per l'anno prossimo, ci si sta già pensando? Sì, già stiamo lavorando per la prossima stagione, quindi adesso ci prendiamo un attimo di pausa, anche se io poca, perché il venerdì partiamo per un torneo in Spagna. E poi ripartiamo per la nuova stagione, che è già quasi tutto pronto, abbiamo già programmato tutti gli allenatori, tutti gli orari, e siamo pronti per la nuova stagione. Bravi ragazzi! È veramente un piacere vedere, dopo tanti anni, che ancora questo torneo è organizzato così bene dal CSI Delfino. Io stesso ho giocato questo torneo quando ero un giovanissimo, un esordiente di questa città, e quindi quando ancora qua non c'era il campo sintetico ed era organizzato bene quella volta, e vedo che oggi è ancora, anzi è anche migliorato nell'organizzazione, è migliorato anche nell'entusiasmo. E quindi tanti complimenti a chi ancora dopo tanti anni lo organizza, unendo le società sportive delle Marche e della Romagna, che attorno a questo torneo si riuniscono come ultimo atto della stagione, e ovviamente diventa anche una vetrina per la città, che è ricca di società sportive, è ricca di persone che parlano di calcio, praticano calcio e si occupano di calcio, così come anche degli altri sport, e quindi è sicuramente un piacere poter sostenere questa società da parte di un'amministrazione comunale. Lo sport in questo momento ha diverse situazioni che ci impegneranno da subito in queste settimane, che riguardano le due squadre principali, che sono l'Alma Juventus Fano e la Virtus, che attendono delle risposte, quindi non solo le società ma anche i sostenitori di queste due squadre, diciamo la Virtus per cose più gloriose, mentre l'Alma Juventus per cose più problematiche ai noi, quindi questi sono gli impegni immediati. Poi c'è un'impiantistica da programmare da medio lungo termine, perché è la vera cosa che manca nella città, che per dare sostegno a tutte le attività sportive, concedendo appunto quindi degli spazi che oggi non ci sono, vanno creati, vanno trovate delle soluzioni, e quindi ci sarà veramente tanto da fare. Per me oggi è il primo giorno, è la parte più bella, no? Quella della premiazione, ma sono convinto che avremo anche dei giorni complicati, e speriamo di essere all'altezza. È stato istituito nel comune di Colli al Metauro il servizio di navetta gratuito, grazie al bando della Regione Marche, per la concessione di contributi finalizzati ad incentivare il trasporto collettivo di persone in occasione di eventi, situazioni o periodi particolari. Infatti, i borghi di Colli al Metauro sono protagonisti durante tutto l'anno di una serie di eventi culturali, musicali ed enogastronomici. In particolare si svolgerà il 29 giugno 2024 a Monte Maggiore l'evento A Spasso nel Castello, il quale sarà il primo della stagione estiva che potrà godere di questo prezioso servizio gratuito. Per il primo evento del progetto A Spasso nel Castello, il servizio partirà dalla stazione degli autobus di Pesaro sabato 29 giugno alle ore 19, farà tappa a Fano alle 19:15, confermate intermedie a Carrara, Lucrezia e Villanova. Il percorso di rientro è previsto per le ore 24. Il servizio sarà poi esteso anche alla Settimana della Cultura dall'1 luglio alla 7 di luglio, in cui il comune di Colli al Metauro sarà protagonista per proseguire con tutti gli eventi dell'anno. Dopo di noi le previsioni del tempo, e a seguire uno speciale dedicato al progetto Dalla Vigna alla Tavola, un viaggio alla scoperta dei sapori autentici della tradizione marchigiana sulle orme del maestro Gioacchino Rossini. Termina qui il nostro telegiornale, grazie per l'attenzione e buon proseguimento su Fano TV.